Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video dedicato a COD Mobile. Oggi parleremo di tutte le novità riguardanti il mondo della Battle Royale. Partiamo quindi dai fucili. Difatti dovete sapere che sarà disponibile sotto forma di arma anche l'abilità Operatore Purifier. Il lanciafiamme farà veramente tanti danni da vicino. Molto simpatico il fatto che buttandoci in acqua potremo spegnere le fiamme. Per tutte queste abilità Operatore ci sarà una classe di munizioni speciali, l'Esperto di Balistica. Praticamente tutte le abilità Operatore consumeranno 10 munizioni a colpo, ma oltre a questo hanno modificato altre cose. Ad esempio, la macchina da guerra non rallenterà più i nemici, avrà una capienza del caricatore di 80, quindi 8 colpi a cartuccia. Stessa capienza di 80 anche per il Tempest, che si rinnova con un aumento della velocità di carica e dei colpi, seppur con una diminuzione del raggio esplosivo. Infine, lo Sterminatore avrà come capienza massima 60 e ad ogni colpo useremo 10 munizioni Esperto Balistica. Come nel multigiocatore, la K47 ha ricevuto un nerf al rinculo e la precisione, mentre per tutte le armi è stato potenziato l'hipfire. In questa specialità troviamo le mitragliette come massime esponenti, scelta del tutto corretta visto che erano la categoria di armi meno usate in BR. Sono stati migliorati gli effetti di scia e collisione dei proiettili ed è stato ridotto il rinculo di tutti i fucili di precisione, favorendo quindi i cecchini. Da adesso sarà possibile equipaggiare le memetiche epiche e leggendarie delle armi e i fucili dell'arsenale saranno segnalati diversamente. È stato ottimizzato lo scambio degli accessori quando raccogliamo un'arma da terra e a tal proposito andiamo a vedere quali potremo trovare in game. Qui infatti possiamo vedere tutte le armi che troveremo per terra, divise in comuni, non comuni, rare, epiche e leggendarie. Oltre agli accessori già equipaggiati, le armi a terra, a differenza di quelle dell'arsenale, avranno la possibilità di equipaggiare un mirino, tra l'altro la probabilità di trovare le ottiche è stata aumentata. Non troveremo più invece le mod di grado comune, non comune e rara per il colpo a distanza ed il grilletto leggero. Sarà invece possibile raccogliere una nuova mod, Segugio. Danneggiando un nemico metteremo in evidenza la sua sagoma e ne riveleremo la posizione sulla minimappa per breve tempo, veramente utile soprattutto se usata in team. Per quanto riguarda le classi sono state effettuate delle modifiche. La classe avio trasportato avrà una riduzione per l'occultamento quando si richiede o si utilizza un dispositivo aereo oppure quando si atterra con la tuta alare. In più, la ricarica dell'abilità inizierà solo allo scadere del precedente dispositivo aereo e vorrei ben vedere visto che Kenway poteva passare la partita a volare in cielo. La classe ninja avrà un grande aumento per la mobilità e la cosa non può che farmi felice. La classe clown necessitava assolutamente di un buff e così è stato. Gli zombie saranno più rapidi e potranno rivelare i nemici in un raggio più ampio. Novità durante la partita sono il fatto che la prima zona sicura si chiuderà più in fretta e adesso l'icona verde del lancio aereo sparirà solo quando tutti gli oggetti al suo interno saranno raccolti, in alternativa la vedremo sbiadita. Il matchmaking è stato ottimizzato, speriamo quindi di trovare ancora meno bot e sono state aggiunte nuove funzioni interessanti. È stata migliorata l'esperienza alla guida dei veicoli terrestri, ridotti i danni di collisione e se proprio volete vivere tranquilli adesso c'è la funzione evita ostacoli. L'ultima nuova funzione ci consentirà di passare direttamente all'arma principale dopo il lancio dell'equipaggiamento. Questo esattamente come in multigiocatore è stato velocizzato rendendo quindi il loro utilizzo ben più efficace. Novità che riguarda la Battle Royale e Alcatraz, questa si ispira a una modalità a cui abbiamo avuto piacere di giocare tempo fa, ossia guerra. Difatti sarà una Battle Royale con 40 giocatori suddivisi in squadre da 4. A differenza della precedente, la mappa sarà diversa rispetto alla classica, molto più piccola ma anche veramente bella. Nonostante le esigue dimensioni, sarà comunque presente la safe zone, che nel corso della partita si restringerà fino ad arrivare alla zona finale. Una delle particolarità che rende questa modalità più piacevole è il fatto che potremmo respawnare nel corso della partita fino a un limite massimo di 5 volte e fino a quando la zona non si restringe nelle fasi finali. Ci sarà sempre la dinamica dove prima di morire ci accasceremo al suolo e i nostri compagni potranno rianimarci, ma per respawnare non sarà necessario che loro prendano la nostra targhetta. Nel corso del match verranno lanciati i classici airdrop, da cui potremo recuperare le nostre armi personalizzate e il contenuto è simile alla Battle Royale classica, fatta eccezione per il fatto che troveremo più vesti a livello 3. Inoltre potremo recuperare le armi a terra, ma molto più interessante il fatto che troveremo anche le abilità, quindi se come me qualcuno non ha sbloccato hacker tramite le missioni avrà occasione di provarlo su Alcatraz. Ultima cosa, a differenza di guerra, i punti vittoria di questa modalità verranno conteggiati nella classifica BR. Ebbene ragazzi, anche per questo video è tutto. Accanitevi come me per sbloccare al più presto Ted. Vi ricordo inoltre che potete trovarci sui nostri canali Discord, Telegram e sulla piattaforma Viola. Noi come sempre ci vediamo in un prossimo video. Ciao belli!